SOS Arezzo TV alle nostre spalle, caro Beppe, un bel murales, ma attenzione perché da ora non sarà più possibile. C'è anche la tua firma? No, la mia no. No, guarda, non sei capace. Non sono mai stato buono di disegno. Odiavo, tutti lo volevano fare disegno, a me mi prendeva il sudore, che non sono mai stato buono. Guarda, mi ricordo sempre una cosa, io a disegno non ci ho mai capito niente, no? Facevo una foglia, se la mettevo la foglia sopra e la copiavo. Una volta mi venne con il lapis, fece un tondo perfetto, ma a caso venne, tipo Giotto. Me lo cancellò la professoressa perché se non era possibile che l'avessi fatto. L'avevo fatto per davvero, era un tondo perfetto. Era venuto a caso, logicamente. A caso. Senti, siamo qui perché adesso sai che dopo indagini complesse sono stati individuati gli autori, probabilmente gli autori più assidui di queste scritte che ci eravamo occupati varie volte. Ora questo magari è anche artistico, questo murales che abbiamo scelto così a caso, ma erano stati imbrattati anche molti palazzi, molti treni, e anche treni la fortezza, autobus, ti ricordi? Sì, anche la fortezza, sì. Oh, non so se sono questi, però insomma dopo indagini che hanno riguardato la polizia municipale, anche dei sottopassaggi, insomma il vice sindaco, il comune ha annunciato, sono stati individuati questi quattro assidui. Ci si è messo, quanto ci si è messo però? Tanti anni. Indagini complesse. Ah, mamma indagini mia. Molto complesse. Dice su Facebook il vice sindaco, finalmente adesso spieghiamo, dopo tanti soldi spesi, che qualcuno paghi anche. Penserei proprio di sì. Adesso coloro i quali ci hanno messo anche la firma, penso che qui, nei punti che hanno messo la firma, dovranno provvedere al risanamento. Pensa un po' sulle ferrovie, la carrozza delle ferrovie dello Stato, quanto costa risanare. Forse chi costa meno, perché in Biancatini, ma la carrozza lo sa benissimo che costa molto, però, di più. Per carità, giusto il pugno di ferro e tutto, però bisogna anche dare, crediamo che siano dei ragazzi, cioè dei giovani, bisogna però non solo reprimere, ma anche cercare di capire perché hanno questo sfogo represso e anche dargli qualche spazio, perché altrimenti... Questo lo fece l'assessore De Robertis, sì. Ti ricordi? Sì. Attuale vicepresidente della regione. Lei dette proprio questo spazio, no, in via Trasimeno mi sembra, sì. Che dette gli spazi a questi ragazzi affinché dipingessero nei muri, logicamente cose con un certo senso e un certo metodo. E fu un esperimento, penso che andò abbastanza bene, però non si è ripetuto e adesso si è allargata a Mattatoio in tutta la città. È veramente però uno scempio vederlo, perché sì, possono essere anche belli qualcuno, ma non sono fatti con metodo, non c'è legame l'uno con l'altro, quindi è una cozzaglia di colori che non dice assolutamente niente. Poi magari c'è qualche scritta particolare, ma insomma, quello potevano farne anche a meno. E poi diciamo che speriamo anche, non è che vogliamo fare populismo e demagogia, cioè, perché chi ha sbagliato è giusto che paghi, soprattutto chi ha diciamo imbrattato anche edifici privati o appunto addirittura storici, quindi tutto giustissimo. Ci auguriamo però, visto che insomma diverse aree della città sono nel degrado, che magari le stesse complesse indagini cerchino anche, no, di in qualche modo strappare al degrado anche alcune zone, no? Sono d'accordo con te, perché coloro che fanno questi non fanno quelle scritte che dici tu nei palazzi storici, nelle case, ti amo, sai la mia luce, quella è tutt'altra gente. Esatto. Questi sono veramente dei murali, fanno dei murales e quindi appartengono a una certa categoria. Gli altri invece sono degli imbrattatori veri e propri, perché mettono scritte, ma qualche volta senza senso, offensive o d'amore, che potrebbero farne veramente a meno, dai. Quelli sono i peggiori di tutti, perché poi qui vanno nei sottopassi, ma quelli che vanno con le scritte nei palazzi storici, veramente, tipo Fortezza Medicea, Quello non è sicuramente uno che fa murales. Quando siamo stati in Piazza Grande, in quella scalinata, Grande, che è scritte fatte davanti al comune, scritte fatte davanti alle scuole, se è la mia luce, speriamo che sia la luce di tutta la vita, però non soltanto per scrivere nel muro, ma insomma. Comunque ci auguriamo anche, oltre a questo che abbiamo detto, che siccome ci sono delle zone, abbiamo intervistato anche una residente a Saione, cioè che gli gettano le siringhe dentro il condominio, oppure via Provenza, sappiamo c'è stato un sopralluogo del nuovo comandante della Polizia Municipale, che c'era un numero impressionante di siringhe anche lì gettate, dico, ci auguriamo anche che lo stesso impegno, le stesse indagini vengano fatte per evitare, perché questo fa più male anche di una scritta. Quello fa molto più male di una scritta, perché
fa vedere la sofferenza che c'è in città, la sofferenza dei giovani, perché il giovane che si droga sicuramente ha dei problemi di varia natura e quindi va curato, va assistito in modo tale che eviti di fare queste sciocchezze e poi di lasciare anche in giro tutte queste schifezze che poi qualsiasi persona o bambino ci si può anche far male, anche bucare e crearsi quindi delle malattie importanti. Quindi sono d'accordo con te, speriamo che si usi lo stesso pugno di ferro anche con loro. Ci vediamo domani. Ciao. Ti lascio però con un messaggio per te. No, no, qualcuno ha lasciato un messaggio per te qui vicino. Potrebbe essere anche per anche te. Per me, non si sa, non si potrebbe sa. Potrebbe essere anche per lui. Non si sa, perché non c'è scritto per chi è. Io ho pensato così a caso che fosse per te, però ma con questo... Ma la stessa idea me l'avevo fatta anch'io. Ciao.